Buongiorno a tutti, io sono Fabio, il vostro Vox Profundis. E come al solito, oggi leggiamo insieme una poesia per le nostre citazioni di Vox. Ecco a voi, Epitafio di me, vivo, di Juan Ramón Jiménez. Morì nel sogno, risuscitai nella vita. È una poesia, piccola, breve, ma inestimabile, perché ha tutti gli effetti un epitafio. È quella scritta che potreste quindi trovare su una tomba, su una lapide, e che pure, come ossimoro, come contraddizione perfetta interna all'interno del suo significato, rappresenta il vero significato di fulgore dell'esistenza. Noi sappiamo quanto sia importante, inestimabile sognare. Il sogno è la motrice ancestrale di tutto quello che è la creazione umana. Ogni pensiero, ogni opera, ogni parola, ogni cosa che ereditiamo dalle epoche passate è frutto di un sogno, di un'immaginazione, di un'idea che è nata nella mente, nel cuore dei nostri antenati, di coloro che ci hanno preceduto. E quindi il sogno è fondamentale, perché è sempre ciò che alimenta quella fiamma che permette all'anima di respirare, di vivere, di far battere il cuore. Eppure, anche il sogno rischia, se non viene utilizzato nel modo corretto, di rimanere un puro esercizio mentale ed emotivo, senza alcun effetto concreto nella vita. Ed è quello che ci spiega Ramón Jiménez, ovvero il fatto che io nel sogno posso anche morire, ovvero posso annichilire me stesso immergendomi completamente all'interno di quell'idea, di quell'immaginazione, di quell'esplosione di creatività, in quel mondo completamente inventato che posso vivere all'interno della mia fascia onirica, della mia sezione di vita quando non sono in veglia, quando non sono sveglio. Ma alla fine, se non vivo, se non risuscito nella vita, se quando sono sveglio questo sogno non riesco a tramutarlo in qualcosa di concreto, se resta soltanto nel mondo della mia mente, nelle ambizioni, nelle aspettative, nelle speranze del mio cuore, allora sarò morto. Perché non realizzare, non concretizzare, non trasportare nel concreto reale, nel sentire quotidiano, l'emozione di quel sogno in un fatto concreto, equivale a ucciderlo. E se uccido il mio sogno, uno alla volta, piano piano, uccido me stesso. E quindi, quando sognate, se avete anche soltanto un sogno, piccolo o grande che sia, non lasciatelo morire lì, perché lui morirà con voi e voi morirete con lui. Portatelo nel concreto della vita. Non arrendetevi, perché bisogna prendersi tempo, ma tutto si può fare. E allora, invece che morire nel sogno, proprio come vi dice Ramón Jiménez, risusciterete nella vita. Vi ringrazio per l'ascolto. Io sono Fabio, il vostro Vox Profundis. Ci rivediamo presto.